Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano del Negramaro, Mentre tutto scorre. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi. Fondamentalmente, e sono Mi minore, quindi dove ci sono i due tasti neri, questo è Do, Do, Re, Mi, Mi, Sol, Si, formano il Mi minore, poi La minore, andando indietro dal Do, Si, La, La, Do, Mi, è il La minore, poi Re maggiore, Re, Fa diesis, La, formano il Re maggiore. E poi Sol, andando indietro, Do, Si, La, Sol, Sol, Si, Re, formano il Sol maggiore ed infine l'accordo di Si maggiore. Quindi questo è Si, Si, Re diesis, Fa diesis, formano il Si maggiore. E la canzone fa così. Parla in fretta e non pensare se quel che dici può far male, perché mai io dovrei fingere di essere fragile come tu mi vuoi? Come avrete notato, il Mi minore, il La minore e il Re fanno quattro battute. Mentre il Sol maggiore e il Si maggiore fanno due battute per ogni accordo. Poi si va avanti. Come tu mi vuoi nasconderti in silenzi, mille volte già concessi, tanto poi tu lo sai, riuscirei sempre a convincerti che prima di andare avanti, come avete notato, c'è il Do maggiore anche, che si alterna al Si e al La. Il Do maggiore, sapete, è Do, Mi, Sol, e quindi fa proprio mentre Si, Do, Si, La. Scorre. Poi c'è il ritornello, che ha sempre gli stessi accordi. Però, anziché mettere il Sol alla fine, va direttamente sul Si maggiore. E usami, straziami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l'idea che ormai ho di te, verde coniglio dalle mille facce. E ancora alterna il Do. Poi gli accordi si ripetono sempre allo stesso modo e la canzone va avanti uguale, sempre come è iniziata. Bene, anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi e in più due link su puntate dedicate proprio agli accordi da imparare per il pianoforte. Poi vi lascio la diteggiatura anche per entrambe le mani e vi do appuntamento alla prossima puntata.